Bella ragazzi, siamo i Granas e siamo tornati oggi con un nuovo quiz. Sempre qui su questo canale, sempre più cattivi, sempre più rabbiosi. Nessuno mai ci fermerà qua dentro. A parte il telefono. Porca troia, porco. Ok, adesso veramente nessuno ci fermerà sul serio. Possiamo partire, oggi siamo con dei test. Test divertenti si chiama questo sito. Ho cercato perché ogni tanto noi vogliamo fare dei quiz per vederci. Cos'era quella cosa lì, sito? Perché i galeazzi No, basta, E oggi siamo con dei test divertenti. Ne abbiamo scelti due. E io ho scelto dove eri nella tua vita precedente. Poi lui ne sceglierà uno per lui. Quindi questo qui sta a me. Stai andando in montagna a fare una lunga scampagnata. Cosa ti godrai di più? La possibilità di scoprire cose nuove. La possibilità di ammirare la perfetta sincronia della natura. La possibilità di riflettere in pace e tranquillità. Tu cosa fai? Non era per te. Era per me. La possibilità di scoprire cose nuove, dai. Pace e tranquillità. Di fronte a un'occasione persa, come ti comporti? Bestemmio. Cazzo, sono tre punti persi. Allora, spero intensamente che si ripresenti. Sono tranquillo perché so che un'occasione di pari valore si ripresenterà di nuovo. Ci rimango male e cerco di capire perché non sono riuscito a coglierla. Allora, io ci rimango male e cerco di capire perché non sono riuscito a coglierla, oltre alle varie bestemmie. Quale cibo preferisci? I cibi meglio preparati, i cibi più buoni, i cibi più naturali, i cibi per cani. I cibi più buoni. Se avessi la capacità di far avanzare notevolmente l'umanità in un determinato campo, quale sceglieresti? L'etica e la spiritualità? L'ingegneria e la scienza? Il rapporto con se stessi e con gli altri? Sì. L'ingegneria e la scienza? No, cazzo, aspetta, se tu aumenti l'ingegneria e la scienza, comunque continuano a fare guerre e cazzi vari. Ma frega un cazzo, io voglio, vabbè, scoprire cose. Cazzi. Voglio scoprire ammazzate cose. Tra di voi. Ingegneria e scienza, tutta la vita. Scegli un simbolo. Scegli un simbolo. Ma che? Ma che erba? L'erba. L'erba, perché l'erba? Un uomo. E dato che non sono gay, un uomo. Non voglio l'uomo. Una stella. L'erba. C'ho la fiducia. No, però l'erba. Io stella perché significa spazio. Invece l'erba significa ricami a terra. Viaggi con i cani. Non frega un cazzo spazio, da natura, capito? Ma no, ma è erba quella. No, non è l'erba buona, è l'erba cattiva, vedi? L'erba del vicino. Quella che non muore mai. Però l'erba del vicino è sempre più buona. È sempre più verde. L'erba del vicino è sempre più buona. È vero. È vero, sempre più buona. Mi piacerebbe essere particolarmente portato nell'attività fisica, nella matematica, negli apportarmi con negli altri. Beh, io sono già No, non sono portato. No, no, se vedi. Mi piacerebbe essere portato per parlare meglio. Di parlare meglio. Di parlare. Infatti, non so neanche più. Lascia perdere. Fai la matematica, dai. No, attività fisica sono già abbastanza portato. Diciamo che qualsiasi sport facevo riuscivo sempre a farlo benino, a parte il basket. Poi, nella matematica, nel rapportarmi agli altri. Io dico sempre serve, attività fisica. Poi, quale di questi animali preferisci? L'uomo, il cane, l'uomo, il gatto. L'uomo. Il cane, dai. I risultati, ci siamo. Sei un coglione. Vai. Antica Roma. Vivevi in un'epoca dove la spiritualità era asservita ai bisogni razionali dell'impero per la sua unità ed espansione. Cioè, quindi io Sei un coglione, cioè, non sono nato molto lontano, sempre romano. Sì, cioè, sì, sempre un romano e porco romano. Capito, cioè, volevi ammazzare tutti sti cazzi, l'impero, cioè, la prima cosa. Certo. Ok, ora sta a te. Vai, sta a me. Porso sotto tutti i test. È amore oppure anche amicizia? Anche i test di cazzo. Mi fai fare è amore oppure amicizia? Tra gli animali marini. Ma tutti Dino l'ha fatti sti cosi, scusa. Sì, tutti Dino. Ah, vabbè. Perché da, sai quanto tempo è che gli sta a fare questi? Il suo cognome è Sauro, gli sta a fare da 300 milioni di anni. Ha voglia, fuck test. Quanto sei vendicativo? Che tipo di videogiocatore competitivo questo, sei? Vai, voglio fare questo. Vai. Che auto sei? È fantastico comunque. Allora, sei appena entrato in una partita e la tua squadra sta già perdendo di molto. Cosa fai? Cambi subito squadra. Vai entrando in partita dalla parte dei vincitori. Nulla, tanto sono abituato a venire sempre sconfitto. Inizio subito a fare pezzi alla squadra avversaria, ripartendo i sorti della partita. Io carrio come le merde, quindi. Cos'è indispensabile per giocare online? Un PC. Scusa. Io direi cheats e vulnerabilità. Ah, certo. Comunque un PC. Vabbè, comunque anche mouse e tastiera, cioè ci dovrebbero due. Un PC adeguato penso che abbia anche mouse e tastiera, cioè non... Ma anche no. Quando giochi online, quanto spesso vieni sconfitto? Mai, dato che se credi, se capisci cosa intendo, non lo capisco. Quasi sempre, anche se occasionalmente riesco a vincere qualche partita, molto raramente quando i pianeti si allineano. Questa mi fa tagliare tutto questa scialla. Quali sono i tuoi generi di gioco preferiti? Quelli senza proiezione stilistica? Chissà, Dio, ma che cazzo. Soprattutto in prima persona, strategici in tempo reale e picchiaduro, giochi di ruolo, platform e simili. Mi piace molto la modalità del giocatore singolo. Oddio, questo però no. Però tutte e due, cioè, se mischiano tutte e due. Capito? Vabbè, questo, mettiamo questo. Il fine giustifica sempre i mezzi, non se danneggia in modo usurare gli altri. Sempre che ritorna sui giz. Sì, indipendentemente da tutto il resto, sì. Indipendentemente da tutto il resto. Nella tua squadra i tuoi compagni passano la maggior parte del tempo a dire che li sto danneggiando e che perderemo per colpa mia. Quindi flammano. Vabbè. Passano la maggior parte del tempo a inveire contro di me dicendomi di smetterla di barare. Sono decisamente più scarsi di me. Questa. Quale fra queste frasi ti descrive meglio? Salvato il soldato. Il sondato. Il baro.
Ah, il bar, ho capito. One man, one army. Beh, one man, io sono one punch man in realtà, però vabbè. A fine partita, quale posizione occupi nella classifica? Non arrivo mai a fine partita, in genere mi cacciano prima. Bassa, alta, media. Infatti, cioè, non è che ci sta bassa, cioè, non gioco a COD, quindi che non arrivo mai a fine partita. Risultati. Sei il pro. Addirittura estremamente, estremamente abile. Vinci ogni partita a cui partecipi. Tendi a prendere il gioco molto seriamente, forse anche troppo. Non ammetti la sconfitta. Nelle rare occasioni in cui vieni battuto, tendi ad arrabbiarti molto scaricando la colpa sui fattori esterni. Quando rischi di trasformarti nel rosicone, nel caso in cui dovesse accadere, stai molto attento ai mobili di casa in legno. Eh sì, è vero. Ma anche te l'hai letto sulla parte nera? Potevamo leggere sulla parte bianca, è molto più semplice. No, io l'ho letto sulla parte bianca. Ah, e tu sulla parte nera. Io neanche avevo visto la parte nera. Cioè, vabbè, abbiamo capito che tu sei il pro e io sono l'antico Roma. E sono pure lo sono l'antico Roma. L'antico Roma. Sempre perché io voglio l'abilità di saper parlare. Quella è la cosa. Vabbè. Comunque, ragazzi, abbiamo capito che lui nell'antica Roma avrebbe giocato bene a essere pro. E io nei giochi tipo Age of Empire sono forte perché sono dell'antica Roma. Esatto. E niente, ragazzi, se questo video, detto, vabbè. Se questo video vi è piaciuto, lasciamo i like, facciamo 5000 sulla fiducia. Sì, così. E se ci volete bene. Se volete altri quiz su questo sito, perché ce ne sono tantissimi, ditecelo qua sotto. E nella lista che avete visto, diteci quali volete vedere e non li faremo. E niente, se avete fatto anche voi questi test, diteci cosa avete avuto come risultato. Noi ci becchiamo come sempre al prossimo video. Bella. Ciao!